Pronto il collegamento con il nostro amico Evviva Odissea Quotidiana. Oggi ritroviamo Carlo Andrea Tortorelli addirittura, hai capito? Buonasera Carlo, grazie. Andrea, quanto tempo? Buonasera, buonasera a tutti. In gran forma, vedo. Noi abbiamo fatto pure un duello iniziale tra due esponenti politici, magari ne faremo uno, magari mirato sui trasporti, non so, però qualcosa, insomma, abbiamo sentito, almeno c'era Ferrara che rivendicava, no, delle cose fatte. Invece noi siamo qui per ascoltarvi e per dire ai telespettatori che se avete domande, lo ripetiamo spesso, anche precise, no, su qualche stazione o tratta, insomma, sui trasporto pubblico che prendete, potete scriverci 375 5711 870 e poi noi giriamo le domande agli esperti. Allora Carlo, da dove partiamo adesso, oggi? Oggi partiamo da un articolo che è stato, a dire il vero, pubblicato su Repubblica e che abbiamo rilanciato su Odissea Quotidiana, ossia quella dei ritardi della metro C, che ormai sono diventati, diciamo, una parte della storia di questa città e che, ecco, continuano a essere riconfermati. In particolare Repubblica ci riporta che la tratta in costruzione, quella da San Giovanni fino ai Fori Imperiali, avrà un ritardo ulteriore di 49 mesi. In realtà non c'è nulla di nuovo sotto la luce del sole, diciamo che qua c'è stato più un lavoro di ricostruzione di quello che è stato maturato nel corso anche di questi anni, però c'è da dire che questa situazione della metro C, lo sappiamo benissimo, ormai viene da ormai due consigliature a questa parte, ecco, diciamo pure in questi anni di governo abbiamo maturato altri ritardi, quindi c'è il rischio che la stazione del Colosseo, che doveva essere inaugurata durante il 2020, inevitabilmente rischi di slittare addirittura dopo il giubileo del 2025. Beh, quindi insomma, un giubileo senza metro ai Fori, questa è la previsione ad oggi. Fatto sta che si va sempre, no, non solo a rilento ma anche a rimando, a rimandare poi fasi, insomma, che uno cronoprogramma erano ben prima. Poi ancora? Ancora abbiamo qualche numerello, se vogliamo, per qualcuno più appassionato. Abbiamo pubblicato infatti, tramite il supporto di Mercurio Viaggiatore, i dati della produzione di ATAC fino ad agosto. E bisogna dire che nonostante il Covid, purtroppo la produzione è in calo, e quello lo sapevamo benissimo, però non stiamo ancora raggiungendo gli obiettivi che prevederebbe il concordato. Bisogna aspettare adesso i dati del secondo semestre, quindi fino a dicembre, perché chiaramente stanno arrivando i nuovi autobus, i nuovi 328 della nuova partita, e speriamo che la produzione ricominci un minimo a salire per tornare a dei livelli accettabili. Questi sono dati, diciamo, tecnici. Salutiamo anche Mercurio Viaggiatore per gli amici dei social, che però si riescono anche a comprendere, insomma, oddio, voi meglio di me, però che, insomma, rispetto, diceva, al concordato, cioè al servizio che deve dare l'azienda, no? Sì, abbiamo tenuto pure conto di una serie di fattori, il Covid prima di tutto, il rapporto tra il servizio programmato, quindi, e il servizio reale. Abbiamo cercato di dare una tabella quanto più normalizzata negli anni per consentire ai lettori di avere una lettura di questi dati semplici, efficace e soprattutto comprensibile. Grazie Carlo, possiamo chiudere qua? Sì, dai, ci vediamo adesso regolarmente una volta a settimana tra me e Andrea Castano. Che salutiamo anche. Allora, buon fine settimana, grazie a te e arrivederci, a presto. Adesso andiamo. Grazie, buonasera.